è abbastanza lucido, no? Sono rimasto che abbiamo da affrontare. Diciamo che sono stato sollecitato sia da tanti cittadini, sia da tanti consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, affinché potesse essere convocata una commissione sanità per affrontare la problematica che ormai è ultra, non dico decennale, ma annuale, nel senso che è una problematica ormai risolta. Da dove partiamo? Io ricordo che un anno fa all'incirca ci siamo visti in quest'aula, le persone presenti, soprattutto per quanto riguarda i cittadini, bene o male erano gli stessi, le facce, anche le facce, bene o male erano le stesse, quindi vuol dire che siamo sopravvissuti. Che la tematica è estremamente importante, però c'è scarsa risposta anche per quanto riguarda i cittadini. Ne parleremo dopo, invece abbiamo formato una commissione e l'abbiamo allargata un po' tutti, tutta l'amministrazione, l'abbiamo allargata tutti i consiglieri comunali, in modo tale che anche se dovremmo essere soltanto in 5, faremo in modo tale da dare un contributo anche da parte dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, che poi vorranno in un certo qual modo di lavorare. Ripartiamo da un anno fa, all'incirca era la fine di gennaio, e dove abbiamo affrontato le stesse problematiche. Abbiamo messo in evidenza le carenze di un presidio ospedaliero, dove io, da detto ai lavori, ma con tutta questa faccio fatica a definirlo presidio ospedaliero. Faccio fatica perché da un punto di vista deontologico, chiedo scusa, faccio in mezzo, non posso esimere da dire che è una situazione anomala. Definiamo anomala in quel caso. Perché questo? Perché è un presidio che si basa su un'attività prettamente di tipo ambulatoriale, ed è un presidio che termina la sua attività per quello che può in un certo qual modo svolgere in inerente all'emergenza urgente. Voglio andare anche leggermente a ritroso, precisamente dal 10 maggio del 2017, dove è avvenuta la riapertura dell'ospedale di Acropoli. Non è cambiato letteralmente nulla. I servizi che c'erano allora ci sono adesso. E questa è una grave, una gravissima mancanza anche della politica locale, dove qualche consigliere comunale, qualche amico mi diceva, mi ha fatto presente che l'amministrazione di Acropoli non ha nessuna valenza nell'ambito sanitario. È vero, assolutamente vero, è una competenza prettamente regionale, però penso che sia doveroso da parte nostra iniziare a sollecitare, a solleticare anche qualche ente che sia sovracomunale affinché prenda in considerazione anche l'ospedale di Acropoli. Non ultimo, ho deciso poi di convocare la commissione perché penso che sia sfuggito a pochissime persone, anche ai non addetti ai lavori, che a fine anno c'è stato un po' di bagarre nell'ambito dei vari territori regionali, in quanto che finalmente, dopo la bellezza di 10 anni, è stato approvato il piano ospedaliero regionale. Bene, io che nonostante tutto penso di saper leggere e interpretare il piano ospedaliero, vedo che per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Acropoli sono state riservate soltanto 4-5 righe. E in queste righe
in queste 4-5 righe la cosa che salta subito all'occhio è che il presidio ospedaliero di Agropoli è stato annesso, è una succursale, consentitemi il termine, del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, dove c'è una, nel nostro presidio, dove ho lavorato dal giorno dell'apertura fino all'ultimo giorno della chiusura, e me ne vanto di averlo fatto, ci sono soltanto 20 posti letto di medicina. C'è un pronto soccorso attivo con i servizi di radiologia e di laboratorio analisi che sono attivi H12. Cosa significa? Non devo dirlo se certamente alla dottoressa Serra, ma H12 significa alle 20 di sera quella diventa una casa di riposo. È inutile recarsi presso un presidio ospedaliero dove c'è una guardia medica. È letteralmente inutile. Chi afferma il contrario dice eresie. Il piano ospedaliero dice che, cosa recita? Il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, con annesso presidio di Agropoli, il PO di Agropoli, già centro ambulatoriale ad indirizzo oncologico, questo nel 2006, e struttura residenziale per cure palliative, cioè un hospice, e attività territoriali. Attesa la collocazione in zona turistica e difficilmente raggiungibile, necessita di un potenziamento quale struttura in deroga con 20 posti letto di medicina. Ospiterà un centro diurno territoriale per i disturbi del comportamento alimentare. Struttura in deroga di 20 posti di medicina, cioè significa che a fine anno andremo nuovamente a contrattare con la Regione Campania se c'è o meno la necessità di avere questi 20 posti letto di medicina. Fa riferimento poi ai disturbi, a questo centro territoriale per i disturbi del comportamento alimentare, che per quanto mi riguarda nulla a che vedere con un presidio ospedaliero inteso come servizio di urgenza, emergenza territoriale. Forse per deformazione professionale, visto che mi occupo di emergenza, però se vogliamo riempire il contenitore con dei servizi dobbiamo farlo anche in maniera adeguata. Ben venga il centro territoriale per i disturbi alimentari, ma penso che sia prioritario mettere a fuoco quali sono le maggiori precarietà. La precarietà in assoluto qual è? È che il servizio di radiologia e il servizio di laboratorio analisi alle 20 di sera sono chiusi. Sono chiusi. C'è una grossa difficoltà da parte dell'azienda, in quanto che, e penso che qualcuno di voi sia stato presente anche a Salerno, l'anno scorso, penso verso marzo-aprile, noi con il sindaco facemmo una capatina con l'allora a Salerno dall'ex direttore generale Giordano, dove mettemmo in evidenza quali erano queste precarietà. Ci fu detto giustamente che c'è una carenza di personale atavica, questo è fuori ogni discussione, cioè non dall'interno posso dire che corrisponde a verità. Però penso che sia prioritario affrontare anche da parte della politica locale queste problematiche. E abbiamo iniziato a farlo nel momento in cui, ringraziando Dio, anche il nostro sindaco, nel momento in cui c'è stata l'interrogazione del consigliere Abate, quindi nella deliberazione del Consiglio Comunale numero 64 del 2011, diceva che si rammaricava, il sindaco si rammarica ovviamente della mancata riapertura, ricordando che egli stesso è stato il primo a dare battaglia per cercare di riaprire l'ospedale assumendosi anche le responsabilità delle proprie azioni
a differenza di molti cittadini. Bene, io penso che il sindaco si assuma le sue responsabilità è fuori discussione, è una responsabilità in seno ad ogni consigliere comunale, anche possibilmente traslando il problema anche dei cittadini. Dall'interno, in ultimo, voglio farvi presente anche quali sono le eventuali proposte che verranno fatte. Si parla di, essendo oramai Agropoli accorpato completamente all'ospedale di Valle, sembra che ci possa essere qualche servizio o qualche reparto di Vallo della Lucania, tipo ad esempio Lungo Degenza, che possa essere poi spostato presso il nostro presidio ospedaliero. Ben venga anche la Lungo Degenza, ben venga anche la VIP Surgery, c'è una chirurgia di minima che potrebbe essere svolta dal lunedì al venerdì con piccoli interventi, ovviamente interventi di elezione, ma dobbiamo essere chiari, dobbiamo parlare ai cittadini e spiegare ai cittadini che cosa fa, qual è il compito dell'ospedale di Agropoli. L'ospedale di Agropoli in questo preciso momento, fino a quando non ci saranno dei servizi che prevedono la presenza di un rianimatore H24, una radiologia H24, un laboratorio analisi H24, non è in grado di tutelare la salute del cittadino dopo le 20. Prima delle 20? Prima delle 20? Prima delle 20 il cittadino ha la possibilità di essere stabilizzato. Sì. Non ci dà niente questo presidio. Dopo le 20 di sera la situazione è quella, prima delle 20 i servizi suddetti sono presenti, c'è la presenza di un rianimatore che comunque è garante della Dopo aspetta, non è questo. Se mi interrompete, non è già difficile, no? Cercare di far comprendere. Dalle 8 alle 20 il presidio ospedaliero è garante per un'eventuale emergenza che arriva. È chiaro che non può essere sottoposto a intervento chirurgico un paziente in quanto che la sala operatoria non è attiva, però il paziente può essere stabilizzato e poi successivamente, se c'è necessità, trasferito presso un presidio ospedaliero, qual è quello di Vallo della Lucania. Questo è il quadro attuale. Dopo le 20 di sera lo scenario è apocalittico. Dicevo, le proposte. Per sentito dire, sembra che ci sia la possibilità di fare in modo che la Lungo Degenza di Vallo della Lucania venga spostata, che possono essere attivate a breve le sale operatorie, come ho detto precedentemente, sempre con interventi di piccola chirurgia, e in ultima analisi sembra che possa essere attivato anche un servizio di oncologia territoriale con la presenza di dell'oncologo che possa effettuare chemioterapia e con l'annessa radioterapia che già viene svolta presso la radiosaggio. Però dobbiamo... Che è privato? Metà. Però noi dobbiamo essere, noi nell'ambito anche consigliare, anche dal punto di vista amministrativo, dobbiamo essere chiari e cercare di capire qual è il nostro fine. Io ritengo che vada tutelata la salute del cittadino, e per tutelare la salute del cittadino ritengo che
non solo i membri della commissione, ma tutti quanti i consiglieri presenti, se possibile anche l'intero consiglio comunale, si faccia carico della problematica per fare in modo che una volta per tutte usciamo da questa impasse, mettiamo nero su bianco e vogliamo questi tasselli. Ritengo, a meno che non siano cambiati alcuni tipi di indirizzi, che ciò che noi dobbiamo tutelare è l'emergenza urgenza. Fatta bene, senza esagerare, poi è normale, ognuno di noi vorrebbe il presidio ospedaliero come era un tempo, con la rianimazione, con l'UTIP, con le sale operatorie. Diciamo che dobbiamo crescere anche in maniera graduale, senza chiedere la luna. Proprio le idee bisogna averle chiare, perché in questo momento io, da cittadino, sono preoccupato se, soprattutto dopo le 20 sera, mi viene un tocco e mi portano e vengo giustamente portato presso questo ospedale. Non è terrorismo, perché anche là ci saranno dei validi medici, infermieri, amici tra l'altro che lavorano là, con grandissime difficoltà, che affrontano le problematiche quotidianamente, che mi fanno presente quali sono le varie problematiche che non vengono affrontate, perché il problema ospedale di Agropoli, se noi ci incontriamo oggi e pensiamo di risolverlo incontrandoci a gennaio o a febbraio del 2020, vi posso garantire che noi il problema non lo risolveremo. È una problematica che va affrontata quotidianamente, ci vogliono delle persone che si dedicano in maniera specifica al problema sanità. Non è di competenza comunale, perfetto, non lo è. Ciò non toglie che se il consigliere comunale, se il sindaco, se l'assessore di riferimento, se un gruppo di consiglieri, non so, se la commissione sanità ha a cuore questa situazione, come credo tutti quanti, e viene in un certo qual senso investita della tematica, probabilmente si va a Salerno, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana ci si arriva per far presente quali sono i miglioramenti da apportare. Se poi vogliamo continuare a prenderci in giro, io mi rivolgo in questo caso non ai cittadini, mi rivolgo ai vari amministratori. Io ho sentito nel mio animo la necessità di far presente la tematica, stimolato, punzecchiato ripetutamente da cittadini e anche da amici consiglieri, e viste le difficoltà del presidio. Se non vogliamo prendere i provvedimenti, ritengo che ciò se non è una cattiveria, ma ciò che capita al cittadino comune, credetemi, può capitare a chiunque in qualsiasi momento, soprattutto sotto l'aspetto della salute. Poi è chiaro, uno può avere l'amico, vero e dire, uno può avere l'amico, può avere una via preferenziale per essere accolto in maniera diversa presso il presidio ospedaliero, ma o presso la clinica, ma questo è un discorso completamente diverso. La tematica da affrontare è seria. Non abbiamo più tempo da perdere, soprattutto, chiedo scusa, ci siamo fatti sfuggire, è un tema che è passato in corsa, e Freccia Rossa, che ferma da Roma durante il periodo estivo, so che non si è fermato, perché il 5 novembre è stato presentato dalla Regione Campania il piano regionale ospedaliero al Ministero della Salute, bocciato, è tornato indietro in regione, è stato ripresentato il 5 dicembre, e non è che Nino Ciancio lo sa perché ha detto i lavori, penso che sia una cosa un po' risaputa, un po' da tutti quanti. Io ho visto come il Golfo di Policastro difende il punto nascita, come c'è un disinteresse completo nei confronti di una struttura che illo tempore era definita il fiore all'occhiello dell'intera sanità salernitana, in quanto che eravamo l'unico presidio ospedaliero con le sale operatorie a norma. O ci svegliamo, oppure è inutile che stiamo qui a lamentarci. La tematica non è
né di destra, né di sinistra, né di maggioranza, né di opposizione, né un sindaco, un vice sindaco, un consigliere, no, la tematica riguarda tutti quanti. Quindi o cerchiamo di trovare una linea comune, oppure il mio tentativo sarà vano, però è l'ultimo, ma ve lo dico con il cuore, perché poi arrivato ad un certo punto il tipo di viene in barca, sono costretto per l'appunto a fermarmi, altrimenti faccio anche brutta figura nei confronti degli amici, dei tantissimi amici che svolgono con molta dignità il proprio lavoro nell'ambito del presidio ospedaliero e che lo fanno con dedizione e con amore. Grazie. Presidente, se tu vuoi essere un finito. Io non so più cosa fare. Sì, vuoi parlare di lavoro lì? Prego. Ma definirei che cominciassi tu. No, prego. Innanzitutto rispetto praticamente il pubblico, perché è medico e quindi... No, ti ringrazio per il tuo. Mi permetto di aver chiesto la parola perché fa credo che la mia voce si sente, in genere dicono che è una voce molto forte. Allora, Rino, grazie per avermi chiamato in casa per più volte. Allora, innanzitutto voglio ricordare al confesso, a me stessa e a voi, che era il 1982 quando è stata posta la prima pietra dell'ospedale di Agropoli. E la prima pietra è stata messa da Isidoro Pacifico, sindaco, e da un giovane consigliere comunale che aveva 26 anni, Paolo Serra. Il motivo... Allora alcuni si chiedono perché io abbia voluto partecipare alla politica, all'amministrazione comunale, perché ho perso un grande uomo che la politica la faceva bene, che si chiamava Paolo Serra, che era mio fratello, il quale ha sognato che questa città avesse dei diritti. Quindi il mio motivo perché sono in politica è perché Agropoli è avuto la sottrazione di un diritto. Allora la domanda è, quando tu mi dici, Nino, perché hai cuore, accontentiamoci perché temi che sennò non ci regalino proprio niente. Io ti dico, Nino, e lo ricordo a me, che di 5 ospedali chiusi, 4 sono stati riaperti e uno solo è ancora chiuso, quello di Agropoli. E allora, ha ragione Nino, non abbiamo saputo fare la nostra parte, noi cittadini. Noi politici, ma noi siamo qua per farla ancora e non è vero che è tardi, perché essere insieme a Vallo non è che ci dispiace, ma io non mi sento per ora a Vallo, perché Vallo è un piccolo centro, 7.000 abitanti, una strada difficile, io so su un'autoambulanza come si porta un malato a Vallo, perfino il medico che gli tende lo tiene intubato, con la mano sull'ossigeno gli viene da vomitare, pensate a questo poverino. Ma io soprattutto sono qua perché sono un medico. Nino, che cosa ci hanno insegnato? Che il tempo è vita, che il tempo è cuore salvato. Io non posso accettare che una persona ha un tempo coronarico, un dolore nella sua casa e poi ci mette un'ora per andare a un ospedale. Questo è un danno alla salute che noi facciamo al paziente. Allora io mi spoglio di tutto quello che sono, ma noi abbiamo studiato per salvare la vita, noi non abbiamo studiato perché facessimo soldi con la sanità, nessuno di noi si arricchisce con la salute della gente, ma non possiamo pensare che un nostro cittadino sia obbligato a fare un percorso su una strada, un ospedale su turistico, dove pensate a un'embolia, pensate a un tuffo nel mare, pensate a un ragazzo con una sindrome d'annegamento che si fa un bel viaggio fino a Vallo. Io non vorrei che fosse mio figlio e non vorrei che fosse il vostro. Questa è la verità. E allora quando Tonino dici ma che cosa si può fare? Allora sono molto contenta che il direttore sanitario di Vallo voglia mandare delle truppe qui. Ma certo, noi l'abbiamo già superato questo argomento, l'abbiamo superato quando Agropoli fu chiuso, perché era il presidio più caro d'Italia, perché il trasferimento di truppe costa, sono dipendenti di un altro posto, noi non abbiamo diritto ad un organico, a famiglie che vivono qua, a figli che vanno a scuola qua, che mangiano, fanno la spesa e fanno i medici sanitari qua, no, Agropoli non ha diritto?
E allora vi dico, un anno fallirà perché ci costerà di alpi. Lo sapete quanto di alpi? Alpi vuol dire di straordinario, di queste persone tutte cammellate che verranno. E le pagheremo noi senza avere un servizio. E allora sapete che cosa vi dico? Vi dico che il direttore sanitario, sapete che cos'è un direttore sanitario? È uno che non si occupa di denaro. Il direttore sanitario può scegliere di mandare chiunque, ma è l'amministrazione che caccia i soldi. E sapete i soldi come si cacciano? Quando la politica ha deciso. Che cosa ha deciso la politica? Di venirci a dire il giorno 15 che ci saranno qualche servizio. Ci venga a dire che vi apre il pronto soccorso. Ci venga a dire che ha stanziato i soldi per Agropoli. Altrimenti siamo a un anno dalle elezioni e sapremo che cosa fare. Questa è la verità. La politica decide dove mettere il canale. Decida se Agropoli merita o non merita di far morire i suoi figli in mezzo alla strada. Io ho fatto il cardiologo 15 anni della mia vita e 18 l'anestesista. So che cosa vuol dire vedere morire la gente. Abbiamo dedicato la nostra vita a questo, Nino. Gratis sulle automulate, tu te lo ricordi, per salvare la vita. Dillo a questi signori come si mantiene una maschera d'ossigeno sul muso di un poverino. Fino al ballo della Lucania, diglielo che cosa vuol dire. Con i genitori, la famiglia che segue dietro. La salute è un bene nazionale, lo Stato deve garantire un uguale trattamento su tutto il territorio nazionale. Non è possibile che ogni regione faccia come gli pare perché decide di mettere i soldi qua piuttosto che là. E chi è più furbo o all'amichetto dove riesce ad ottenere quello che vuole. Allora io vi dico, se noi abbiamo deciso, decidiamo insieme che cosa fare dell'ospedale Roma. Insieme! L'avete visto, Sardi ci ha dato una lezione. Non è stato chiuso il punto nascite. Allora, noi non abbiamo pronto soccorso. A me della clinica non mi importa affatto, la clinica non ha il pronto soccorso. Se mi dovessi sentire male, mio figlio, mio marito, torno a facendo, sarei obbligata ad andare in ospedale. Beh, sapete che cosa vi dico? Ma quale cardiologo vuole mandare da ballo? Ma chi vuole mandare? Che non li hanno neanche per loro, stanno chiudendo il reparto. Ma chi vuole mandare? E poi uno anestesista, e come fate i turni di 24 ore? Ce ne vogliono 4 al giorno. E tu lo sai meglio di me. E quanto vale la vita umana? Quanto vale la vita umana per la politica? Questo è quello che ci dobbiamo chiedere. Scusami Nino, ma io ho fatto il medico per passione, come l'hai fatta tu e quelli che si dedicano alla sanità. Agropoli mi dispiace, è stata privata di un diritto, non è stata colpa di nessuno, però voi sapete bene che ad oggi gli uffici importanti della sanità sono a Nocera si decide, perché qualcuno decise di portarli là. E quindi il tribunale no, il vescovato no e l'ospedale no. Ma di che morte deve morire questo paese? O pensate che si può vivere dei fondi di un comune? I comuni non hanno soldi. Questa è la verità. Allora, questa amministrazione non vuole lasciare le cose a metà. No, che i cittadini si organizzano. Noi siamo organizzati. Io ci sto per questa battaglia, perché la salute delle persone è la mia vita, è la battaglia della mia vita. E anche il ricordo di tutti quelli che hanno partecipato a fare grande questo paese. Tutti quelli, a cominciare da Troisi che approvò il primo progetto. Da Troisi. Ho finito. Ci prendo tanto, posso prendere la parola io prima che è doveroso. Buonasera a tutti, io innanzitutto speravo che il vice sindaco portasse i saluti del sindaco che... Scusa, mi è stata letta, sì. Porti i saluti del sindaco, ma lascio anche dire al presidente del consiglio. Lo dico io e ti ringrazio. Allora, porti i saluti del sindaco per gli impegni precedentemente assunti alla data della convocazione dell'assemblea. Si trova in questo momento in Vallo della Lucania a discutere di un altro problema importante, quello del piano di zona. Credo che avete sentito parlare anche nell'ultimo questionario. Niente, che dire. Io voglio concludere, perché sennò altrimenti stasera andiamo di nuovo sull'emotismo e su quella cosa che già nel passato non ha prodotto niente. Io, membro di questa maggioranza,
essendo una persona che da circa 12 anni siedo in questa assise, è doveroso fare un excursus, se no altrimenti facciamo degli errori. All'indomani della chiusura dell'ospedale di Agropoli, e sappiamo le modalità e chi è stato, però noi non vogliamo ritornare a rimettere il coltello nella piaga, noi dobbiamo risolvere il problema. Noi tutti, cioè la politica, senza distinguere nessun colore politico, ci siamo attivati nel silenzio, non in quella modalità che non ha prodotto niente. Abbiamo avuto dal governatore in carica delle rassicurazioni, diceva il presidente Ciangiola, nel maggio del 2017 si era avuta l'illusione, e lo sappiamo bene, quella di un'apertura che poi tale non è. Questa apertura noi siamo ben consapevoli che non è quello che era l'ospedale di Agropoli e che dovrà diventare. Pertanto io non giustifico l'operato del sindaco che in prima persona, in una prima fase con il dottore Ciangiola, poi con altre figure politiche stanno tentando di portare avanti quelli che sono i nostri diritti di questo territorio. Però io devo concludere quello che il sindaco ha detto, presidente Ciangiola, nella seduta, dove devo dire ancora di più un'altra motivazione importante. Io sono stato sollecitato in qualità di presidente del Consiglio dal 23 maggio da parte del consigliere Abate di discutere con un consiglio monotematico la problematica. Ebbene, io nel ruolo terzo, nel ruolo di cercare di mediare tra l'esecutivo, l'amministrazione e chi dal basso come il consigliere Abate, lo stesso consigliere Cattomo, ma noi tutti che ne discutiamo tutti i giorni, ho ritenuto opportuno non convocare quel consiglio ma di tentare ancora una mediazione. Questa mediazione, in prossimità dell'estate, c'erano state rassicurate una serie di servizi, tali servizi ci cominciavano a dare il primo segnale di andare verso questa benedetta riapertura seria. Tale non è stato. Il 20 di novembre, nella seduta del Consiglio Comunale, io ho accolto l'interrogazione da parte del consigliere Abate e voglio soltanto leggere quello che ha detto il sindaco, che poi sposa quello che questa maggioranza vuole portare avanti. Allora, a quell'intervento che in parte ha riportato il consigliere e il presidente Ciangiola, lo ripeto, risponde il sindaco dopo l'intervento che aveva fatto di apertura del consigliere Abate, il quale chiarisce il proprio pensiero rammaricandosi della mancata riapertura, ricordando che egli stesso è stato il primo a dare battaglia per cercare di riaprire l'ospedale, assumendosi anche la responsabilità delle proprie azioni a difesa di molti cittadini. Dice poi che è stato nominato un nuovo commissario con il quale ha parlato più volte per cercare di risolvere tale problema, ma è necessario tempo. Ricorda che dei primi passi sono stati mossi portando una radiologia e un laboratorio di analisi, oltre che una sala operatoria. Ora è necessario che si dia tempo al nuovo commissario per poter lavorare. Il termine che ha concesso al commissario è gennaio 2019. Dopodiché partirà a dar battaglia sul tema, come da sempre fatto, decidendo di concerto con il Consiglio Comunale da farsi. Sintesi, ci siamo, questa amministrazione, questa maggioranza aspetterà soltanto il 15 di febbraio, data che arriverà in città il commissario Mirrorino, sentiremo, ascolteremo tutti, il sindaco prega tutti noi, maggioranza e minoranza, di partecipare a questo incontro e poi scegliere la linea di difesa dei nostri diritti, del nostro ospedale, tutti insieme porteremo avanti una battaglia senza fine. Questo mi era dovuto dire, voglio ascoltare voi il resto della commissione per come si determina in un deliberato che ne faremo proprio per portarlo poi nel consiglio monotematico che subito dopo l'incontro con il Mirrorino fisseremo insieme e decideremo il deliberato come costruirlo per portare avanti questa battaglia. Grazie. Sì, volevo fare un po' una piccola precisazione. Sia alla dottoressa, mi riferivo non assolutamente alla qualità o alla quantità della clientela. Il problema è che
in giro e il canonico il problema è il piano sanitario è fallimentare in regione, non siamo stati rappresentati, siamo stati fallimentati dal punto di vista politico. Lui sul piano sanitario regionale non contano niente, non dovete ci mettere il commissario, perché c'è da fare questa sanità. L'unica possibilità che c'è, il problema è proprio questo, è passare sotto i nostri occhi l'approvazione di un piano. Ragionare non più come ospedale singolo, bensì come ospedale associato, abbinato. Nell'ambito di un presidio è chiaro è che se vi vogliono portare a lungo del genere, sia a lungo del genere, senza per farlo, forse non ci siamo capiti, o quantomeno portarsi a lungo del genere, ma potenziarselo in primis. Quello che può fare, cioè andare ovviamente ad organi istituzionali in alto, in primis a livello regionale, cercare di andare a mediare quali possono essere unità operative che possono essere integrate o possono essere spostate in istituzionale dall'alto. E questo è l'obiettivo, perché se il budget viene dato ai due ospedali si può fare. Questo non ci sono altri in mezzo. Se noi di aprire l'unità di intensiva intensiva cardiologica o di aprire le sale operatorie con un tempo, stiamo sbagliando totalmente indirizzo, cioè non ci siamo più, non so, non è più quel tempo. Cioè il direttore sanitario di entrambi i residui sanitari. Politico anno 2006 fino al 2018 voglio il presidio ospedaliero di urgenza emergenza e poi lo soccorso. Quando c'era stato proposto nel 2006, se vi ricordate bene, un centro oncologico che poteva anche prendere conto, perfetto. Ora il piano ospedaliero deve essere interpretato in maniera completamente diversa. No, io non ci sto. Il piano ospedaliero per interpretare quello che c'è a Agropoli è di portare il ciclo. E quindi ci giriamo intorno. Se vogliamo riempire il contenitore con il ciclo vuoto,
possiamo fare tranquillamente. Dai disturbi della meditazione, che sono una cosa giustissima, ma per quanto mi riguarda non ha nulla a che vedere con la vita della gente. Perché attraversi con un peso può fare anche 1000 chilometri per andarsi a curare, è un qualcosa in direzione pura. Io sto parlando dell'urgenza e emergenza, cosa che è stata propinata dall'amministrazione del Parlamento dal 2006 fino al 2019. Questo è il concetto sul quale noi dobbiamo chiarirci. Poi, se abbiamo la capacità di fare la sintesi, maggioranza, opposizione, destra, sinistra, usciamo un documento comune. Si va in direzione sanitaria generale, si va in direzione generale, si va a livello regionale e si cerca di mettere sul piatto la bilancia delle varie cose. Perché a quel punto è vero che non contiamo granché, però così secondo me c'è comunque a tirare dalla nostra parte. La cosa, sono 2 anni all'incirca, stiamo aprendo tra un po', la settimana prossima abbiamo aree di oggi. Da 10 giorni abbiamo una voce che rimbomba di tipo di difesa, no, rimbomba, le donne delle orecchie, e qualche amico per 1 anno e mezzo mi ha sbagliato. E molto lo facciamo, e stiamo facendo, stiamo dicendo, vedremo, faremo, e basta, ci sta. Posso avere la parola? Non si può parlare, dopo eventualmente il consiglio, diamo la parola prima ai consiglieri, per esempio, cioè l'ingegnere Abbate che vuole fare il suo intervento, poi mentre ci sono i capi. Semplicemente una domanda volevo fare. E quella famosa riunione che è stata fatta, che a giugno, voglio dire. Sì, com'è la vera rimasti con il sindaco e con... Non ricordo bene se fosse giugno o meno. Vabbè. Con il sindaco facevo una scappata a Salerno dove interrompimo con l'allora direttore generale che era giugno. C'erano le prospettive, erano buone, c'era anche qualche cittadino di Roma che era presente, penso che sia nel pubblico anche ora. C'erano tante buone intenzioni, supportate anche da fatti, nel senso che furono cominciati i lavori anche di ristrutturazione o di ripristino delle sale operatorie. Avevamo parlato dell'UMACA per quanto concerne rispetto ai curati per l'abbinamento della terapia. C'era la volontà da parte del direttore generale di potenziare i servizi, soprattutto per quanto riguarda il laboratorio e per quanto riguarda la radiologia. Questi erano i capisaldi sui quali noi dovevamo puntare e sui quali ci dovevamo ridurre. Però partivamo già con qualche cosina che ci metteva a riparo da eventuali problemi seri che potevano si muore l'infarto, lo diceva l'autorità, si muore l'infarto, allora l'infarto deve essere anche gestito in maniera adeguata, il politrauma, per l'amor di Dio, abbiamo visto anche diversi casi, però il politrauma non, questo è un altro aspetto del futuro, noi siamo completamente fuori dalla legge dell'emergenza, cioè l'ambulanza non ferma. L'ambulanza non ferma le cose, cioè al massimo confermare un'ambulanza che ha a bordo un codice verde, cioè praticamente un paziente non ha letteralmente nulla al momento che può aspettare perché ha una tempistica di lavoro in mezzo alle ore di attesa, e questo è la realtà attuale. Però si può fermare anche il cittadino, può arrivare anche in ospedale il cittadino con i mezzi propri, non so, consigliato se riesco a essere chiaro. Quando arriva il cittadino con i mezzi propri, posso capire da me che è peggio, perché in quel momento io posso trovare anche un pazzo, c'è la sorpresa di io non so il cittadino che cos'ha, che come può evolvere la patologia del cittadino, di quel paziente di casino. E molto spesso, io scuso la tempistica, ti pone in grosse difficoltà per quanto riguarda soprattutto la tecnologia cardiologica. Però non lasciamo da parte la digressione. È vero anche che a livello aziendale è cambiato il direttore generale, attualmente c'è un commissario. Ancora per poco. Non so quanto. Pochi giorni. Il risultato non cambia. Nel momento in cui io ho perso un'istituzione, io ho iniziato a
cioè il mio fine è quello di riuscire di perseverare, di cercare di andare a sterminare in qualche cosa, in questo momento ci stiamo perdendo. Non la parola è la allora, avete sentito prima delle parole, dalle parole del dottore Ciancola e poi dalle parole del presidente del Consiglio Comunale Massimo Laporta, avete sentito un po' come sono andati fatti ultimamente in merito a un'interrogazione sull'ospedale in merito a delle risposte. Io non sono stato mai capace di fare politica, non lo sarò mai, non ho mai capito il politichese, non sarei capace di farlo. E quindi in conseguenza fanno così, in modo spontaneo, come è possibile per un cittadino che sente un problema. Quindi pur non parlando di politichese, però giustamente siamo nel cuore della politica, siamo nella sala del Consiglio Comunale. Allora qualcuno può pensare in questo momento il consigliere Abate sta usando invece il politichese. No, per la prima volta in vita mia, e dico per la prima volta in vita mia politica, non in vita mia anagrafica, ho sentito parlare della possibilità di iniziare a raggiungere un risultato dal dottore Ciancio. Il dottore Ciancio è stato eletto, così come tutti quanti sappiamo, nella maggioranza, quindi è una posizione diversa dalla mia e da quella di contro l'avvocato, quindi per me è stato, nel dispiacere di parlare di ospedale, è stato un piacere ascoltare e sentire un dottore, ancorché, io dico ancorché perché giustamente ci facciamo un attimo una fase di continuare, qualche politico di maggioranza, dare conto di quella che è la nostra struttura ospedaliera. Il dottore Ciancolo, sul conto che ha dato sulla nostra struttura ospedaliera, secondo me non ha sbagliato di una lingua, non ha sbagliato di una lingua, né da un punto di vista politico, né da un punto di vista di merito, cioè tecnico, in quanto medico. Perché dovete sapere che anche se vogliamo sorvolare sopra il periodo di maggio, quando venne riaperto questo pronto soccorso particolare in zona disagiata, laddove la politica allora di maggioranza e comunque contraria a noi ne faceva praticamente una bandiera, ed è inutile negarlo, ne faceva una bandiera, noi eravamo totalmente contro, dicendo un pronto soccorso del genere finirà di creare danno invece di portare praticamente un sorriso. Ma nella vita le idee si cambiano anche, non è che non si cambiano. Io ero convinto allora di quello che dicevo da un punto di vista politico, non avevo esperienza da un punto di vista personale. Bene, vi posso assicurare che condivido quello che ha detto Ciancio per te, perché personalmente, ovvero familiarmente, ho avuto necessità di questo ospedale in due occasioni recentissime, parlo di un mese e mezzo. È stato un sollievo. Fortunatamente però che queste necessità si sono verificate una di mattina e una di pomeriggio. Quella di pomeriggio è arrivata, ancorché un familiare ancora più stretto, è arrivata all'ultimo livello, alle 19.30, per cui stavano per chiudere i laboratori alle 20. Quindi io ho avuto notizia che nulla di fatto era successo a questo familiare, grazie al fatto che il laboratorio si è trattenuto, perché evidentemente era stato ricevuto alle 19.30, senza tutto fino alle 20.30 per portare a compimento le analisi. Allora ne ho tratto una conseguenza personale, poi scendiamo in quella politica. Cioè questa rete pseudo-emergenza che hanno creato con un ospedale in zona disagiata è stato già comunque un risultato, dopo tanti danni che ci aveva portato la precedente politica di sinistra e di destra. Se lo vogliamo scendere per cavallo, non è il caso, stasera, di sinistra e di destra, tanto c'è la cultura. Questo risultato chiaramente non lo possiamo ribaltare dall'oggi al domani, perché? Perché dovremmo intervenire da un punto di vista del commissario della regione Campania, quindi da un punto di vista politico e pro, ed abbiamo perso il treno, ancorché avessimo fatto interrogazione nel periodo in cui il piano ospedaliero emesso a luglio del 2018 era oggetto praticamente di verifica, quindi quando fece quell'interrogazione potevamo ancora intervenire, invece come ha detto Nino Ciancio ci è passato novembre e dicembre sotto il naso e il piano ospedaliero praticamente non ha dato mai conto di quello che doveva essere fatto da Covid. Perché? Perché la politica in quei mesi che sono intercorsi da luglio
a novembre non c'è dato da fare, siccome la politica c'è dato da fare, la città men che meno c'è dato da fare in assenza della politica, e giustamente il piano ospedaliero non è passato. Allora bisogna raggiungere i risultati migliori che noi possiamo ottenere. I risultati migliori che noi possiamo ottenere, così come ha detto giustamente il dottore Giangolo, sarebbe quello di vedere come minimo praticamente funzionanti i laboratori 24 ore su 24, in modo tale che questa piccola capacità di piccola emergenza possa dare già una certa risposta. Però non va abbandonato assolutamente, nemmeno di un minuto, a partire da oggi, da quest'ora, cioè un minuto, non deve essere abbandonata l'azione politica, perché quella di Nino forse può essere un'azione politico-amministrativa a cui deve concorrere un'azione popolare istituzionale, e poi c'è l'azione politica vera e propria, a cui praticamente deve concorrere soltanto la politica vera, quella che deve agire nei confronti della regione Campania, quella che deve agire nei confronti praticamente di vedere nel piano ospedaliero immediato una revisione per necessità documentata della città di Agropoli, ovvero del contorno del distretto di Agropoli, esatto. Perché poi vorrei capire dove sto usando la capaccia, dove sto usando la lavorare, ci sarà una casa, dove sta, quando invece a Sabra perché non c'è visita con tutto quanto circondato. Questo è la competenza vostra. Questa è nostra ignoranza, non aver condotto questo argomento da luglio ad oggi fino a questo livello. Questo non ce lo dobbiamo permettere più, nemmeno un secondo. Cioè a partire da stasera deve iniziare un'azione popolare istituzionale. Le parole poi, un attimo che sono di perdo, le parole poi, accompagnate al dottore Ciancio, quello della dottoressa Serra, sono parole che vengono dal cuore, sono parole che vengono da un cuore di una professionista, di un medico, d'accordo in via, va bene, le abbiamo condivise, le abbiamo battagliate già ormai da 10 anni con queste parole, stiamo andando avanti. Però il risultato si può ottenere con la strada che ha indicato Nino Ciancio. Prima cosa, c'è cioè, passione di guardia per quello che c'è qua adesso. Entro non 24 ore, ma 24 giorni, devo tenere anche 24 tutti quanti i lavoratori e tutti quanti la funzionare. Poi, entro 25 giorni, non più di un giorno, praticamente la politica alla regione Campania deve essere sollevata, ma da un'azione popolare, istituzionale, convinta, il popolo da una parte e noi convinta, perché quel giorno in cui qua dentro si parlerà in un modo, come ha parlato Serra, La Porta, e Ciancio, e si aggirà in un altro, e allora vedete che li porterò in pace, li porterò in rete, perché a questo punto non lascio migliaia a pazzi, perché stasera li ho apprezzati e continuerò ad apprezzarli nel momento in cui faremo fatti e non più parole, perché se continueremo a fare parole praticamente io li porterò in pace, vi farò arrestare, ma non per l'ospedale di Agropoli, ma la salute di me, va bene? Per la salute di me farò arrestare, perché li conviene. Perché tutta questa azione? Tutta questa azione perché, caro mio, noi abbiamo pure sapere leggere il capo, non è che a cari del capo si sapeva leggere soltanto quando si piacere a qualche amico di maggioranza o di minoranza. Allora, l'azione dell'ospedale in una zona disagiata non significa aver messo il contentino per farti morire, lo dice la logica, lo dice praticamente la norma, lo dici in analogia con qualsiasi altra interpretazione. L'ospedale in zona disagiata, ognuno ha un disagio, se io sto in un'isola ho un disagio, se sto in una zona turistica ho un disagio, se sto in una zona turistica ad alta densità, soprattutto nel periodo estivo, che poi non è 3 mesi, ma significa 4-5 mesi lì, nonché gravare da strade tortuose al punto tale che il percorso con la maschera impiegata a bocca che riceve fino a sera praticamente deve durare su una strada piena di cure, ma sono altri disagi. Allora noi dobbiamo trasferire questi disagi alla regione, prima dal commissario dell'ASL locale, in modo tale che attivi quanto più possibile i servizi che giustamente voi medici avete detto e ritenete opportuni, e poi alla politica regionale, affinché si capisca che ogni ospedale in zona disagiata, mi sembra che sono detto al signor dei giornalisti, Agropoli e un altro, ognuno ha un proprio disagio. Il nostro disagio è che noi teniamo 80, 90.000, 100.000 persone in estate, e questo non è un disagio di essere utenza che giustifica praticamente una rete di emergenza, almeno di un primo livello, come ha detto il dottor, c'è l'infarto, se può poi trarre, se mai al limite, campa avanti, vuol dire che ci penseremo l'anno prossimo. Ma quest'anno non deve passare un altro minuto e non iniziare un'azione del genere. Quindi concludendo il mio brevissimo intervento, caro Presidente della Commissione, io sono dispostissimo, penso pure qualche altro, ad auto
assegnarci, ove mai, voi tutti, non riteniamo opportuno fare un consiglio comunale in 3 giorni, quindi far decidere così, in questa commissione possiamo anche assegnarci pregando l'inizio di un'azione popolare istituzionale. Sono convintissimo praticamente che debba essere fatto, se lo vuole fare il consiglio così. Lei lo compri quando più in fretta è possibile. Vuole aspettare il 15 febbraio? Il 15 febbraio già la commissione per definire. Il 15 febbraio dopo domani. Vuole aspettare il 15 febbraio per fare questo? Ma il 16 febbraio praticamente saremo qui per convocare. Mi fermo per il momento, non detto che concludo, perché questa sera dobbiamo uscire comunque con un risultato e non con parole, con un risultato. Il consiglio Cuticchio, prego. Buonasera a tutti, sono felicissima che il dottore Ciangiola ha convocato questa commissione. Vado un attimo a ritroso, ma ci metto giusto 2 secondi. Anno 2013 fu fatta una riunione in ospedale, tutti i sindaci erano presenti. Io andai, presi la parola, fui chiamata pazza. La pazza è venuta qua a dar fastidio, perché l'ospedale si doveva chiudere tacitamente e tranquillo. Io, a quel tempo, fossi stata assessore o al commercio, chiudevo tutte le attività di Agropoli, tutte le persone per strada a protestare. Fui chiamata pazza, devo stare in silenzio, qualche amministratore non mi ha salutato per 2 anni. Mi sono permessa di andare lì e affrontare i sindaci e dicevo: state attenti, non l'hanno ancora chiuso. Devono fare la guerra tra di loro, i vari ambiti, tutta la banda, destra e sinistra, e noi siamo in mezzo. Abbiamo una perla, l'ospedale all'avanguardia. Difendiamolo con i denti. Pazza di chiamata, dare fastidio. Come mi sono permessa di togliere il microfono in mano a loro e parlare? E dissi vicino a loro: toglietevi le fasce, andate in regione. Devo mettere le fasce, perché un sindaco che si fa chiudere un ospedale si deve vergognare. Vergogna. E non si sono vergognati, anzi sono andati avanti. Mi sono dovuta vergognare io che avevo parlato. Oggi il dottore Ciangiola mi ha fatto felice. Sarò a fianco a lui, sarò a fianco alla serra che l'ho vista grintosa, sarò a fianco a chi vuole dare un impulso a questa città, a chi difende i diritti alla salute. E non si va a chiedere il posto per loro, la roba per loro. Vergogna alla politica corrotta, vergogna. Sarò sempre con voi. Il dottore Ciangiola mi ha regalato un attimo di felicità, perché mi sono riscattata quell'anno, era maggio 2013, l'anno chiuso a settembre. Hanno depotenziato la Salerno 3 perché dovevano farsi la guerra, perché i variani dovevano essere distrutti. Perché con i bambini, tu c'hai le caletta rosso, io ce l'ho gialla, ti devo fare la guerra. Ma qua parliamo della salute dei cittadini. E poi vi chiedono pure il voto. Non votate più. A me non me la frega, tanto io sono consigliere della gente. Non devo guadagnare niente. Se vai in regione per chiedere che cosa? Io sono sindaco, sono un amministratore che vado e dice: voglio l'ospedale tutti i giorni, voglio l'ospedale. Ho chiesto al sindaco l'altro giorno: chiamami, portami tutti i giorni, perché tanto io ho un droghe, mi libero e vado. Vado in ginocchiami, perché se so che apro l'ospedale io farò qualsiasi cosa, perché è il mio sogno. Io dal 2013 non riposo più. Ne capite? E che cosa fa la depotenziare, sopprimere la Salerno 3, perché si doveva depotenziare i variati, è molto duro, faccio la prima sola che ci hanno fatto la guerra fino a cambiare la cosa. Ma che mi interessa di fare la guerra alla gente? Che mi interessa per l'incarico, per fare la corsa alla poltrona, essere in un ospedale, essere nei miei posti di lavoro? Io mi vergogno pure di stare qua, perché lo voglio bene, faccio politica pagina e lo faccio col cuore. Non mi devo mettere, perché ho lavorato una vita per la qua. Chi vuole che mi vota? Vengo da un paese, origini umili. Per dire io sono, vengo a lavorare una vita. Quindi ve lo dico col cuore in mano. Lottiamo insieme, lottiamo, mi vedrete solo dalla vostra parte. Però il 2013 fu chiamata pazza, perché la pazza dava fastidio, perché
rivendicava un diritto dei cittadini solo perché chiedeva l'ospedale. La sera che hanno tolto la scritta ospedale, io ero lì, c'era l'operatore la scaletta e diceva: signora, che peccato, nessuno ha questo qua, perché ci deve essere l'onestà, il silenzio. Il silenzio, nessuno si deve ribellare. I sapresi ci hanno dato una lezione di vita, i sapresi. Anche Rocca d'Aspide, Girolamo Rizzio, sindaco di Rocca d'Aspide di allora, sai che fece? Disse: ti prego, caldò in ginocchio, mi scrivo pure a fratelli, basta che mi riuscita dalla via, perché rientravano tutti nel decreto 49, quindi dove la chiusura. Ma come si fa a guardare l'ospedale di cuore? Quale amore c'è qui dentro? Quale passione per la gente? Ah, passione della fortuna, devo crescere. Ma se facessero una bara grande, con grandi tasche, perché metteranno tutto, tutti andremo all'altro mondo. Mi dispiace per la gente che ha proprio del cielo, perché da quando hanno chiuso l'ospedale, tanta gente ha perso la vita, perché come diceva la collega Serra, è il tempo fa tutto, l'impatto è il tempo. E questo mi vuole. Io sarò il vostro consigliere e combatterò sempre al vostro fianco. Vabbè, io non so che dire, sono emozionata perché quando sono in ospedale io dico, perché non posso vedere la politica che pensa solo agli amici, gli incarichi e la sete di potere. Che vergogna, che vergogna. Grazie. Oggi è un giorno importante dove la maggioranza, la minoranza e la gente di Agropoli sta vantando un proprio diritto, che è quello della chiusura dell'ospedale. A me sembra che anche il sindaco Adamo Coppola è stato molto chiaro nel dire che giustamente è una priorità assoluta quella dell'ospedale, e lui in prima persona, insieme a tutti noi, darà via a questa battaglia, che è la battaglia della vita, perché è il diritto alla vita. Quindi io credo che, non sono un tecnico, non sono un medico, quindi purtroppo non posso entrare nello specifico, ci sono stati medici che hanno parlato tecnicamente e noi li ringraziamo perché il loro intervento oggi è stato molto importante. Però io voglio dire anche a Gisella, che è una carissima amica, una di mentri, che non è il momento questo di fare polemica, anzi dobbiamo unirci per la prima volta, affrontare la polemica. Allora io e Gisella ci vogliamo bene le mani. Sì, allora non era rivolto a te, non è rivolto a te nello specifico, ti ho colto l'occasione per dire che mi mancare il passato e muore. Ho rabbia da cinque anni. Oggi è un problema grave. E oggi le gambe ferite, è vero. Sicuramente. Allora tu stai parlando con una persona che ha fatto Napoli a Agropoli per 4 anni verso il Pascale, voglio dire, perché è un congiunto. La politica se ne è fregata, se ne sono fregata. E perciò da oggi in poi cerchiamo di fare un percorso virtuoso, facciamolo tutti insieme, abbattendo i colori politici, insieme noi e la gente. Quindi io questo volevo dire, grazie a tutti. Bene, penso che non intervenite in Ginevra. Ringrazio tutti della pazienza, buonasera a tutti. Saluti doverosi al nostro sindaco, chiaramente senza polemica, però dobbiamo in qualche modo di contro italiano, alla persona che giustamente ha delle priorità assolute come ospedale, però sempre dopo altre cose. Allora, questo perché lo dico? Perché lo dico senza mandarla via, perché questo tipo di politica, cioè di mandare dietro una tematica rispetto a un'altra, ammesso che, ripeto, che ci sono tante altre tematiche importanti, i problemi dei servizi sociali sono importantissimi. Siamo stati noi stessi a denunciare, però oggi finalmente sì, benissimo, però non possono venire dietro qualsiasi un problema prioritario dietro alla finanza. Ad ogni modo, a nome mio, a nome della cittadinanza che rappresento, restituiamo i saluti al sindaco, lo invitiamo a essere più presente su quella tematica, più usare, diciamo, questo saluto. Io, ma certamente se fossimo d'accordo saremmo nella stessa parte politica, però adesso devo far mio cervello. Oggi questa è la priorità. Sono gli anziani che hanno bisogno.
ma oggi questa è la priorità. Per me questa è la priorità. Io avevo priorità, ho famiglia, ho lavoro, ho tolto tutto. Io oggi devo vedere la cena dei figli, i figli non ne faccio. Non si chiede. No, torniamo sempre alla solita. Sempre alla solita, perché io mi attendo di rimettere. Io mi ho mandato in famiglia, non io. Abbiamo presentato. Siamo qui a condividere. Io ti voglio dire. Se mi fai. Fermo restando che ognuno avrà le sue posizioni, ma oggi dobbiamo decidere la linea cui pensare. Quindi mi rimetto nel solco dell'intervento dell'ingegnere Abate, condivido gli altri interventi che mi hanno preceduto, quindi Nino Sangio è stato, credo, esaustivo nella descrizione, la dottoressa Serra è stata esaustiva nella nostra volontà politica come cittadinanza di poter ottemperare i nostri doveri, sono anche quelli della protesta, sono anche quelli della protesta. Non possiamo essere sempre proni e pronti a dire che le cose vanno bene anche solo per una promessa, no, noi non perché diciamo più, non saremo più creditori, cercheremo di essere perentori. Sono felice che finalmente c'è stato un riavvicinamento alle nostre posizioni, forse un po' più dure all'inizio, ma erano, come vedete, posizioni che poi si sono trasformate nella verità dei fatti. Quindi delle volte siamo pronti a è bene, pronti a ma delle tante volte ci vediamo pure giusto, quando non abbiamo fiducia nelle persone che ci hanno conquistato. Io voglio solo chiudere leggendo quello che ci è passato, che diceva il Presidente Ciancio, ci è passato sotto il naso. Perché ci è passato sotto il naso a tutti, questi documenti sono pubblici. È passato sotto alla maggioranza politica, all'opposizione politica, ma anche a ogni singolo cittadino di Europa che poteva leggere questa cosa, e aveva il potere di dire no, non ci sto. Allora qua dice che data la vastità e la variabilità, sono poche righe, davvero molto semplici. La vastità del territorio si dividono 6 dea di primo livello, sono, posso sentire te, gli ospedali di seconda, primaria e seconda intermedia di importanza. Perché abbiamo i dea di secondo livello che abbiamo in provincia di Salerno, abbiamo solo il Luigi d'Aragona e Salernoarda, e poi abbiamo altri 6 presidi ospedalieri di importanza relativamente importante. Uno di primo tra questi è il presidio di Vallo delle Ocane. Cosa dice? Il presidio ospedaliero di Vallo delle Ocane al servizio della vasta area sud della provincia, punto spoke della rete ictus, hub della rete cardiologica, spoke di seconda rete delle emergenze pediatriche, oltre che CTZ delle reti traumatologiche, spoke emergenze gastroenterologiche, spoke della rete del dolore. Insomma, una lunga serie di servizi, come giusto che sia. Poi dice, vengono attribuite le discipline di neurologia e gastroenterologia, neonatologia, psichiatria, riabilitazione, e qua veniamo noi. Alla fine di tutto, con annesso presidio di Agropoli. Lo chiama presidio. Presidio? Quale partito? Le parole sono importanti. Perché presidio ospedale di Vallo delle Ocane ha tutta una serie di servizi, quasi tutto lo scibile della medicina, sicuramente quelli principali, e poi un annesso, un appendice, che è quella del presidio di Agropoli. Il presidio di Agropoli, già centro ambulatoriale, indirizzo oncologico, struttura residenziale per cure palliative e attività territoriali, attesa la collocazione in zona turistica. Quasi che se domani mattina avessi un problema di afflussi turistici ci chiudono pure quello che c'è. È difficilmente raggiungibile. Cioè noi, rispetto a Vallo, siamo noi difficilmente raggiungibili, necessita di un potenziamento quale struttura in deroga, con 20 posti di medicina generale, chiaramente. Ospiterà un centro diurno, territoriale per i disturbi del comportamento alimentare. Mantiene il punto nascita, ma fermatevi, ma chiaramente quello che riferisce alla clinica Mazzoni, credo, no? Quindi noi abbiamo un punto nascita di Vallo, con rivalutazione un anno, come le indicazioni del Comitato Nazionale. Quindi anche Vallo, diciamo,
gli ha rinnovato una proroga. Scusa, la precisazione del punto nascita. Se non si fanno 600 parti, praticamente viene tolto il punto nascita pure qui. E quindi ricominceremo a nascere a Battipaglia, a Salerno, a Vallo della Lucania. Ci fa piacere. Che da proprio non nascerà più nessuno. Ma che problema è questo? No, la parte di crescita è però, voglio dire, per la sua cosa, affinché giorno 15 ci sarà il commissario aziendale, il dottor Iervolino, che verrà in un altro sito ospedaliero, farà visita al presidio. Successivamente, dopo aver ascoltato il commissario, ovviamente ci sarà il sindaco, chi potrà essere presente. Siamo tutti invitati. Siamo tutti invitati, ovviamente. Dopo questo incontro è a discrezione, anzi è un compito che noi affidiamo al Presidente del Consiglio affinché possa essere convocato nel più breve tempo possibile un Consiglio Comunale monotematico che abbia come unico punto all'ordine del giorno la problematica inerente al presidio ospedaliero di Rovere. Quali sono e quali saranno le eventuali proposte che ognuno di noi potrà apportare per far sì che ci possano essere dei miglioramenti. Volevo soltanto, non per polemica ma per completezza, rispondere alla dottoressa Serra. Io sono un umile consigliere comunale, presidente di una commissione sanità che lascia il tempo che trova, Elvira. Sì, lascia il tempo che trova, perché ci sono cariche assessoriali, ci sono cariche molto più importanti che dovrebbero in un certo qual modo avere a cuore la stessa problematica come dovrebbe avere qualsiasi cittadino. Quindi il dottore Ciangio, nella fattispecie, essendo stato più volte punzecchiato e sollecitato e avendo visto l'immobilismo totale, ha deciso a distanza di circa un anno, perché l'ultimo incontro l'abbiamo avuto in quest'aula un anno fa senza alcun risultato, ha deciso di convocare una cosa che posso fare la commissione. Allora l'abbiamo convocata,
il risultato certamente non è eccellente, mi auguro che possa essere l'input per tutti quanti. Io ti chiedo di unire le nostre forze su questo argomento, visto che siamo due sanità. Chi più di noi può rafforzare? Sì. Allora, ma è compito dell'intero consiglio di l'amministrazione. Sono a disposizione. No, 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 sono no, l'amministrazione, se la vuoi zio, fa meglio. Se c'è qualcuno nell'ambito, penso che se siete d'accordo, vogliamo unire, se qualche cittadino vuole intervenire, vuole dire la sua, io sono aperto anche. Prego. Io sono stata qua prima del 4 marzo l'anno scorso e ho sentito tutt'altri discorsi. Mi fa piacere che dopo un anno finalmente la cosa è stata chiara, è stata detta per quello che è, cosa che non fu detta all'epoca. È passato un anno, non ci riperdoniamo, però io ho la sensazione che facciamo la ringrazio per il perdono. Sì, per me sì, perché allora, io ringrazio per il perdono, per il mio risolto. Allora ringrazio io per me. Però detto questo, lei deve comprendere anche che ci sono dei tempi tecnici. Nel momento in cui il sottoscritto o qualche altro ha detto di no, io parlo di me. Ma se il consigliere comunale o l'amministratore dell'età riceve delle rassicurazioni a livello aziendale e a livello regionale che la politica fatta a certi livelli, ha intenzione di mettere in atto dei processi per riaprire, per ampliare il presidio. E chiedo scusa, noi dobbiamo anche dare fiducia a queste persone. Dopodiché, come diceva l'ingegnere Abate, arrivato a un certo punto, uno non è che si ricrede, ma prende atto di un fallimento o di una bugia che è stata detta dall'arco del tempo. E questo fatto è stato perseverato, esattamente. Quindi non è, ma non è. Ho la sensazione, posso dire, assolutamente sì. Ho la sensazione che il carico si muove la coda, perché noi aspettiamo che voi vi decidete, voi aspettate che gli altri decidano, nel frattempo passano gli anni e noi siamo ancora qua, fortunatamente penso che le stesse facce sono state prima, però io vorrei vedere la tranquillità di chi è una vita dietro. Anche questo è vero. Questo, io ho questa sensazione. Anche questo è vero, però stasera penso che io, però voglio dire ad aggiungere un'altra cosa, vado, visto che da soli, non so fino a che punto potete andare avanti, se avete bisogno del popolo, le dovete fare pure, cioè dovete cercare pure di acchiappare il popolo verso di voi, non potete mettere in fiducia. Perché la gente ormai è sfiduciata, se oggi qua dentro non c'è nessuno, perché non so quante volte sono state già fatte questi discorsi, ormai per lui è acqua cascolina dei cubi. In sostanza c'è poco, quindi o comandiamo a fare i fatti reali e i fatti ma che vengo con voi facciamo le cose, perché io mio figlio lo tengo lui da cavo a Marte, io a me piace buttare a sacco per un attacco con un polmone aperto, ok? Quindi ognuno di lui ha l'esperienza che ha la sanità e nessuno c'è da passare perché le parte reali. Allora Robby sapi a fare un attacco e non è da l'altro, è sfido vallo a fare. Però dipende se vuoi o poi se la parte del popolo crede che è ancora tutto. No, la parte del popolo prende uno scuro, la gente è sfiduciata, la gente non si fida più delle istituzioni, non ci fidiamo. Costa a voi farci fidare, ma anche a tuo popolo che la gente. Bene, c'è qualche altro intervento, grazie signora. Allora, visto che non c'è nessun altro intervento, potremmo dichiarare chiusi i lavori e il documento, non so se dov'è, è in stesura, quindi la commissione. Vorrei invitare tutti quanti i consiglieri, gli assessori a firmare per questa visione il documento in modo tale da non avere. Grazie a voi.